questi incontri sono stati veramente importanti, importante quello che abbiamo fatto tra di noi. Positivo anche la presa di coscienza di questo. Riconosco che il cambiamento c'è stato. Sarebbe opportuno che si verificassero più frequentemente nella scuola, nell'ambito del lavoro. La mediazione penale è uno strumento della giustizia riparativa, un percorso parallelo a quello che è la giustizia retributiva, un incontro tra il reo e la vittima. Cerca di rispondere a un problema che il diritto penale non può risolvere. Soprattutto perché la vittima può rispondere attraverso l'incontro di mediazione a quella che è la domanda fondamentale, perché la magia della mediazione sta nella semplicità, perché attraverso la mediazione a quel punto non si cerca più di andare alla ricerca delle colpe, ma si guardano gli effetti. La mediazione penale vuole riunire queste due persone, vuole favorire un dialogo che si è interrotto. A Palermo dal 2005 c'è un ufficio di mediazione penale che nasce da un protocollo d'intesa tra il Centro Giustizia Minorile, la Procura dei Minori e il Comune, con la partecipazione di quello che è l'Istituto Don Calabria. È un ufficio che lavora su invio da parte della magistratura minorile. Un primo obiettivo basico è quello di dare una risposta alla vittima del reato, di avere una spiegazione plausibile e direi calda, non fredda, come un aula di giustizia rispetto a quello che è accaduto. Un secondo obiettivo molto importante è legato all'autore del reato. Chi crede nella giustizia riparativa e quindi anche nella mediazione penale ritiene che l'autore del reato dà un contatto nuovo con la sua vittima, che gli consente di conoscere la sua vittima come persona e non come oggetto, può avere molti più presidi per non ripetere il fatto che ha commesso. Poi c'è un terzo obiettivo, che è quello di costruire, di co-costruire una nuova verità. È una verità diversa da quella della giustizia penale, è una verità diversa da quella coltivata dai singoli, ma è una verità che è figlia dell'accordo. Come trapiantare questa cultura della giustizia riparativa e della mediazione penale in una fase diversa da quella del conflitto, prima del conflitto, soprattutto in termini pedagogici, educativi, dunque nelle scuole? Mi date sei sedie. I sei protagonisti si possono sedere. Passando avanti, il problema non si cancella. Ci sono cose irrisolte. Il conflitto è sempre una risorsa, il conflitto bisogna necessariamente attraversarlo. Facilitando quella che è la comunicazione. Ricominciare. Conoscere. Di accogliere il dolore. Potersi affidare. Un modo per mettervi in relazione. Potevano parlare tra di loro. La mediazione scolastica si attiva attraverso quella che è la richiesta da parte dei presidi che chiedono un nostro intervento, che può essere o un semplice intervento di sensibilizzazione rispetto a quello che può essere la gestione dei conflitti, oppure ci può chiedere proprio di fare un percorso di mediazione scolastica che consiste nel formare dei ragazzi, degli alunni all'interno della scuola, farli diventare dei mediatori e fargli gestire quelli che sono i conflitti che avvengono all'interno della scuola. I ragazzi possono avere dalla mediazione un grande insegnamento rispetto all'attitudine, alla capacità di instaurare con l'altro, anche con il proprio avversario, un dialogo e di non considerarlo mai un nemico. E allora perché mai questo dialogo non deve avvenire prima? Che significa prevenzione dei conflitti, dei microconflitti, ma è un modo di stare nel gruppo, un modo di stare nella società. Se io voglio bene a una persona, cerco di dimostrarglielo. Dovrebbe provare ad ascoltarle di più le persone. L'incontro nasce nel momento in cui un terzo neutrale riconosce le emozioni e quindi fa da specchio a quelle che sono le emozioni delle parti. Appunto per questo noi diciamo che il mediatore deve essere uno specchio pulito, cioè non deve avere pregiudizi. La mediazione non è terapia di gruppo, è uno di quegli interventi flash, è di pancia, non è interpretativa. Non c'è dietrologia, è tutto quello che succede nel momento in cui c'è l'incontro e nel momento in cui si attraversa il conflitto.
Il conflitto, se non viene attraversato, si incancrenisce, diventa rabbia, diventa rancore, diventa frustrazione, diventa pregiudizio. Durante questo progetto, come spesso succede, le tematiche non sono state soltanto le tematiche del bullismo. Sono emerse tematiche come le tematiche d'esclusione, moltissime tematiche che riguardavano la relazione con i genitori, la loro difficoltà soprattutto rispetto al sentirsi soli all'interno della famiglia, la paura di deludere questi benedetti genitori. Moltissimi di questi ragazzi ci dicono che non hanno sogni, altri ragazzi invece hanno dei sogni importanti, ma hanno la paura di non poterli realizzare. È proprio questo il momento in cui dobbiamo rimettere in circolo le emozioni, ma soprattutto dire ai ragazzi che dietro ogni azione, che dietro ogni pensiero, c'è sempre un'emozione. Dopo gli incontri con lei, il rappresentante di classe è venuto e mi ha detto: professoressa, in nome di tutta la classe, le chiediamo scusa per il nostro comportamento. Le promettiamo che da oggi in poi cercheremo di lavorare come si deve, da un cambiamento che è andato alla radice. E io credo che potremo recuperare tantissimo, perché non è la quantità del tempo, ma la qualità del tempo. E c'è stata una presa di consapevolezza veramente da parte di tutti.